Che trio che eravamo. Bei tempi. Ma che gli sarà passato ad Arturo? Forse ha voluto distinguersi, come suo solito d'altra parte. Suicidio con compressore. Una nuova moda. Incredibile. Dopo l'originale metodo messo a punto dall'eclettico professor Arturo Giorgini, quanti vorranno sperimentare il suicidio pulito con l'aria compressa? Il parere dell'esteta. Ah, il parere dello psichiatra. Un vero ricercatore non si ferma mai, fino alle estreme conseguenze. Povero Arturo. Era il migliore. Sì, sicuramente era il migliore. Ciao Luana. Hai saputo? Sì, ma come hai fatto a avere questo numero? L'ho cercato nell'agenda personale di Arturo. Senti, hai letto i giornali? Mi vogliono arrestare per l'omicidio del mio capo. Giuro, io non c'entro nulla. E mi sono dovuto nascondere in questo tugurio. Sì, ho letto. Prima il suicidio di Arturo. Poi te e Gerardo ricercati per omicidio. Ma è tutto così strano. Sì, è già passata una settimana da quando Arturo si è ucciso. Ma non riesco ancora a crederci. Dovevamo vederci alla stazione per un appuntamento sul treno con Winterbox. Sai, quel produttore. Sì, aveva intenzione di farci tornare insieme per una tournée. Almeno questo si accennava nella lettera. Ma stranamente Arturo non è venuto. Mi ha detto Mary, la nostra domestica, che era agitatissimo quel pomeriggio. E che tu l'avevi chiamato per avvisarlo del nuovo appuntamento alla conciergerie. E in un quarto d'ora pensava di non farcela. Ma quale appuntamento? Io non l'ho mai chiamato per dirgli questo. Mary non può sbagliarsi. Le ha detto anche di non portargli più l'impermeabile alla stazione perché l'appuntamento non era più lì. Vabbè, ci risentiamo. Ciao, ciao Luana. Va bene, ciao, ciao. Mi dispiace per Arturo. Lo so. Ciao. Wolfango, sei pazzo a telefonarmi. Potrebbero intercettarci. Senti, Luana, la compagna di Arturo, mi ha detto delle cose di cui vorrei parlarti. Un po' strane. E poi dobbiamo decidere cosa fare. Sai, ci stanno addosso. L'unico posto sicuro è qui dove mi trovo ora, lontano nel tempo e nello spazio, qui nel garage di mio nonno. Vola qui alle 8. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, Gerardo. Ciao, Wolfango. Ma che succede? Ho fatto un po' tardi. Che succede? Come che succede? Entra, entra, hai chiudi. Di venire qua, chiudi, chiudi, entra dentro. Staremo più al sicuro. Entra dentro. Scusami se ti ho ricevuto qui dentro, ma hai letto? Sì che ho letto. Hai letto Arturo, il nostro amico? Che fine orrenda che ha fatto. Ma che succede? Senti, a parte Arturo, qui c'è qualcosa che non va. Luana afferma che io avrei telefonato ad Arturo per un nuovo appuntamento invece che alla stazione alla conciergerie. Ma io non l'ho fatta questa telefonata. Com'è possibile? Forse era già fuori di testa. Comunque io sono molto preoccupato. Qualcosa non mi torna. La lettera parlava di un produttore che voleva incontrarci per offrirci una tournée. Esattamente. E invece abbiamo trovato quel tipo strano lì con quegli occhiali da aviatore. Da quando l'ho incontrato mi sento strano, nervoso. Ogni tanto ho degli scatti, ho degli impulsi improvvisi. Pensa, qualche giorno fa, prima di tutto questo grande casino, ho cercato di affogare nella vasca da bagno il mio gattino. Meno male che era un motoscafo, altrimenti... A me quel tipo non mi piace affatto. Qualche giorno fa, prima della morte del mio capo, che giuro non ho ucciso io... Neanch'io ho ucciso il mio, neanch'io! È venuto a trovarmi a casa per propormi una canzone, una sua canzone. Me l'ha fatta sentire con la chitarra e mentre la suonava e mentre cantava mi guardava fisso negli occhi in un modo che mi sentivo rabbrividire, mi sentivo penetrare. E poi mi ha detto che avremmo fatto grandi cose insieme.
Guarda, anche a me non piace. Io credo che dovremmo starne lontani. Dobbiamo fuggire. Poi noi continuiamo a parlare come se non fosse successo nulla. E invece sono successe delle cose terribili. La polizia ci sta alle costole. Non abbiamo scampo. L'unica speranza è costituirci. Ci conviene costituirci. Non possiamo resistere a lungo in questa clandestinità. Ieri ho parlato con il mio avvocato e mi ha detto esattamente la stessa cosa. Metti in moto questa macchina velocissima. Quanto fa? Circa 80 km all'ora, ma questa ho trovato. Va bene. Quest'auto non parte. Non partirà mai. È stato più facile trasformare la benzina in acqua che farvi diventare mie creature. Non capisco dove ho sbagliato. Ho fallito con Giorgini, mente impenetrabile, uomo incapace di provare sentimenti ed emozioni. Voi due avete superato in maniera brillante delle prove molto difficili per diventare creature del male. Purtroppo vi siete persi. Avere pietà per il vostro amico suicida o ricordare in modo struggente i tempi di Singapore, canzone espressione di un'arte che non potrò mai raggiungere, così come la paura di finire in galera, non sono sentimenti, le mie creature. Ma dove l'avete trovata questa automobile? Pronto. Salve, la Dream Car? Sì, è la Dream Car. Volevo parlare con il signor Lika.
Sono io, Lika. Mi dica. Ah, buonasera. Avrei bisogno di una macchina molto particolare. Mi hanno detto che posso rivolgermi a lei? Ho tutte le macchine che vuole. Quando possiamo incontrarci? Venga quando vuole. D'accordo, ci vediamo presto. Arrivederci. Accidenti, Gerardo, dobbiamo cercare di fuggire. Ma come facciamo a uscire di qui? Poi vediamo, vediamo. Ecco, ci sono, ci sono. Guarda, è lui. Bene, finalmente. Cominciavo ad annoiarmi. Pronto? Gerardo Messinelli e Wolfgang Craig Maletti non sono più un problema. Sì, lo so già. D'altra parte non avevo dubbi sulla tua bravura e sulla tua fedeltà. La storia si ricorderà di te. Sì, la storia si ricorderà di me. Con te faremo i conti dopo.